Senti che affetto, non ci possiamo baciare. Senti quanto calore, quanto affetto da questo studio. Tutto per te. Grazie, che meraviglia. Buongiorno ai musicisti, maestro, buongiorno. Che bello averti qui. Tu sei bellissima. Grazie. Ma guardate chi parla. Una luce in questi occhi. Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'invito. Come stai? Bene, sono contenta di ritrovarti. Grazie. Ci siamo conosciute qualche anno fa. Sì. Io e Gigliola ho avuto questo privilegio di essere con lei. Eravamo in Veneto. Eh sì, in Veneto, adorato Veneto. E quindi è nata questa simpatia. Assolutamente. Io ti amo da sempre, quindi sono proprio felice di accoglierti qui a Dedicato. Grazie. Grazie a te. Allora, hai venduto oltre 15 milioni di dischi in 120 nazioni. Hai vinto due festival di Sanremo e un Eurofestival. E a noi italiani basta dire semplicemente Gigliola, Gigliola, e capiamo subito che sei tu. Che cosa si prova a sapere che fai parte proprio della memoria di un paese? Sono appena stata a Firenze e mi sono sentita gigliolissima lì, perché c'è Giglio di Firenze, certo. No? Sì. Che effetto ti fa? È bello. Hai cominciato è così bello, presto. È una grande fortuna essere nati in Italia, certo. Essere italiani. Vuol dire partire già col piede giusto. Eh sì, poi hai iniziato proprio da giovanissima. E che ricordi hai di quei momenti? Ma tu non lo sai primi passi. Che io ho cominciato da bambina. Poi ho fatto i primi passi, quelli che tutti insomma possono ricordare, a 16 anni a Sanremo prima a 15 anni a Castrocaro. Eh sì che ce lo ricordiamo. Ma senti, quest'anno l'Italia ha vinto l'Eurovision con i Maneskin. Ma la prima italiana a vincerlo mi ricorda un certo nome, Gigliola. Sì. Chi è stata? Sei stata tu? Senti, quanto è cambiata la musica dall'epoca? Ma guarda, il cambiamento può sembrare enorme, e lo è anche, ma nella continuità, secondo me. La continuità che è proprio data da questa italianità, da questa estetica, perché noi siamo veramente il paese della bellezza. Così siamo percepiti da tutti nel mondo. Siamo molto amati, più di quanto noi ci amiamo. È vero, è vero, è proprio così. E i Maneskin sono una grandissima gioia per me e per, credo, tutto il pubblico italiano, perché sono una realtà di un successo veramente globale e che porta ancora una volta l'Italia ad essere in primo piano nella musica rock, cosa che non era mai accaduta prima. Questo ci piace proprio tanto, vero? Perché la musica rock sembrava prerogativa del mondo anglosassone, del mondo americano. I Maneskin hanno fatto una rivoluzione, perché hanno portato il rock, che è un classico, ma con un'estetica italiana. Perché sono anche belli, ma non perché sono bellini, perché c'è bellezza nel loro modo di porgersi. Assolutamente, tante cose da dire anche, ma guardiamo insieme questo piccolo contenuto sull'Eurofestival, guardiamolo. Non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te. Troppe notti stavo chiuso fuori, li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. Se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Messo insieme proprio la prima e l'ultima vittoria italiana all'Eurovision Song Contest, per far capire quanto siamo cambiati in questi 57 anni. Tanti. Tu sei sempre bella e sì, davvero, con questa luce e questa voglia sempre di raccontarti, di cantare, perché ti questo ho sempre. Lo vedo e lo sento ogni volta che
che ti ascolto, che ho il piacere di vederti, è sempre una grande gioia. Ma quindi questi Maneskin, beh, ricordiamo una cosa, che l'Eurovision Song Contest quest'anno sarà organizzato dall'Italia, certo, e sarà proprio a Torino 10, 12 e 14 maggio e ci sarà poi appunto la finale e si riconoscerà il nome del vincitore. Era la giovinezza a trionfare, sia nel 1964, era la giovinezza, sia quest'anno. Sì. Beh, tanto, tanto diverso, no? Una cosa dall'altra. C'è proprio un mondo che è passato in questi 57 anni. Tu che gigliola sei adesso rispetto a quella ragazzina, a quella creatura che abbiamo visto lì che cantava benissimo, ma anche molto, come dire, intimidita, giustamente? Io porto con me qualche pezzetto di tutte le gigliole. Tante gigliole, sì, che in questi anni comunque si sono raccontate. Sì, perché... e poi chi se lo aspettava che queste immagini mi inseguissero nel corso di tanti, tanti anni? Questo è veramente una cosa sorprendente, perché è la tecnologia di oggi che permette di recuperare tutto quello che si è fatto. Io ho sempre vissuto il mio lavoro come qualcosa di bello e anche distruggente in quanto effimero, qualcosa che non lasciava nessuna traccia, o almeno io così credevo. Gigliola. Non la lascerà a lungo, per Gigliola, carità. Però lei non aveva l'età, non ha ancora l'età, ma no, prima o poi l'età arriverà. Come si sta attrezzando? Come si sta attrezzando? Questa maggiullata, ti toccava, Gigliola. Ormai mi sono convinta che non arriverà mai. Brava, Gigliola, brava, risposta giusta. Senti, so che ti è stata molto vicina alla tua famiglia, hai avuto una famiglia, una mamma speciale comunque che ti ha supportato. Sì, mia madre, mio padre e mia sorella. E tua sorella. Sì, sono state la mia forza, sono stati la mia forza. Che cosa hanno fatto per te in particolare che ti ricordi? Mi hanno regalato un'infanzia bellissima. Sei stata una bambina serena. Sì, sono stata una bambina che ha avuto un'infanzia veramente straordinaria, infatti non ne volevo proprio uscire. Poi ero molto attaccata ai miei genitori. E... infatti ti sono stati sempre vicini, sì, loro. Ti racconto una cosa che non ho mai raccontato a nessuno. Avrò avuto 3 anni quando è uscito Bambi, il film di Walt Disney. E siamo andati a vederlo al Cinema Corallo a Verona, in un pomeriggio in cui erano stati invitati tutti i bambini della città. E il film inizia e c'è la cerbiatta, la mamma di Bambi, che viene ferita da un cacciatore, e io dico, adesso si riprenderà. Invece non si riprende. Bambi è lì vicino alla mamma morente. Poi arriva anche il cerbiatto padre e dico, adesso siamo salvi. Adesso c'è il padre che salva la madre. Invece no! Invece no! La madre muore, mamma. Il cerbiatto padre e il cerbiatto figlio, Bambi, se ne vanno e iniziano una nuova vita, tranquilli e felici e beati, come se niente fosse successo. Io ho fatto una piazzata che ho fatto fermare la proiezione del film. Mi sono messa a gridare come una matta, accendete le luci, io vado via, io qui non ci voglio stare, non si possono invitare i bambini a vedere un film di questo perché genere. Perché eri talmente addolorata da quell'avvenimento? Sì, ho fatto una piazzata. Ma non sei la sola, sai? E i miei genitori erano esterrefatti, perché io ero la bambina modello, che non piangeva mai, che non alzava mai la voce. In quel momento ti ha preso proprio... Ma l'ha preso di brutto! Ti è partito l'embolo! Sì, sì. Sei stata portavoce di tanti bambini che l'avrebbero voluto fare in realtà. Senti, Gigliola, ma a un certo punto arrivano anche le imitazioni, le famose imitazioni, perché soprattutto prima, no? Un po' di anni fa, quando diventavi un personaggio famoso, noto e amato, arrivava l'imitazione ed era quella cosa che ti faceva capire la consacrazione. Ed è stato Alighiero Noschese, poi Loretta Goggi. Vediamolo insieme? Vediamo. Non ho l'età, non ho l'età per amarti. Non ho l'età per uscire sola con te,
farfalla non si muove più. Alle porte del sole, ai confini del mare, quante volte col pensiero ti ho portato insieme a me, e nel buio sognavo la tua mano leggera. So che all'inizio non distingui fra me e Loretta, non distingui, no, perché mi hai chiesto. No, ma non è tra te e Loretta, sì, ma ancora prima l'ha scambiata per Alighiero Noschesi, quindi sì, abbiamo capito tutto. Sì. Fate perfetto. Sì, era veramente straordinario. Che effetto ti fa rivedere queste imitazioni? Il vestito che indossa Loretta era dato mio. Tu. Gliel'hai dato tu? Sì, era della Rai. Ah, che lei ha indossato. Che lei poi l'ha indossato e era proprio lui, era proprio il mio. Senti, ma prima parlavamo dell'Eurovision Song Contest che hai vinto nel 64, no? E 10 anni esatti dopo sei tornata su quel palco, ma non avevi fatto proprio i conti con il referendum sul divorzio che ci sarebbe stato in Italia, no? E che voleva abolirlo, chi voleva abolirlo doveva votare no. Essendo un referendum, perché la canzone come si chiama? Abrogativo, allora si votava, la mia canzone era sì. Era sì. Io ho votato no, ma cantavo sì. Ecco. E sì era una canzone e d'amore. E quanti sì hai detto in quella canzone? L'abbiamo contati, 16? Sì. 16. Quindi diciamo che non era stato fatto apposta, però 16 sì erano un po' troppi. Sì, sembrava una. Infatti, hanno i politici di allora, mi ricordo, hanno ritenuto insomma la Cinquetti troppo pericolosa, perché sì, avrei potuto influenzare. Vabbè. Senti, ma tu hai inciso tante canzoni e tante canzoni sono nel tuo cuore. Qual è la canzone una che veramente dici questa proprio la amo profondamente? Non ho l'età. Amore e odio forse, vedi? Gigi, sai perché? Amore e odio, perché quando uno ha una canzone così di successo, la ami tanto perché ti ha portato al successo, però poi non ce la fai più a cantarla, dici basta, chiedetemene un'altra, è vero o no? No, amore e odio sì, soprattutto odio all'inizio, amore alla fine perché è diventata il mio talismano, perché ormai quella ragazzina che la cantava è diventata una mia amica. Per molti anni non è stata una nemica, cioè una che pretendeva da me non so che cosa, alzare l'asticella sempre più in alto, essere all'altezza della situazione. Tutto questo adesso invece è finito, perché ho capito che da me non si pretende niente. Che sei bella per quello che sei. Cocca de ecco, mamma. È così. Quello che sei, perché lei è un esempio, in effetti, anche come Lautieri, di donna bravissima per quanto riguarda il proprio percorso artistico, ma anche di bravissima mamma e di ottima moglie. Assolutamente. È difficile fare tutto questo insieme. Ma tu che ne sai? E a proposito di moglie, ma dopo ne parliamo. Magari sono un disastro. Ma poi ne parliamo. No, non è vero, non è vero. Vedi che Gigi sa tutto, soprattutto le cose di gossip. È difficile. Gigi che le sa tutte. State attenti voi che venite qui nello studio di Dedicato, perché Gigi lo sa. Senti, ma come si fa ad essere così complete? Cioè, è difficile da realizzare, in effetti. Sì, direi che è impossibile. Infatti non sono così completa, infatti non lo so, non ho questa vocazione alla perfezione, né tantomeno l'hai ricercata, né tantomeno mi viene riconosciuta. Quindi i piedi per terra ce li ho abbastanza, perché anche i miei stretti parenti, marito, figli, eccetera, sorella, insomma, mi ricordano così di tenere i piedi per terra. Anche con le mie, insomma, le mie carenze. Ma se è belle così, ci sono con tutte le imperfezioni. E poi effettivamente per una femmina, per una donna, fare questo lavoro è davvero difficile. Io credo più che per un uomo, credo di sì. Senti, ma se io ti dicessi Giorgio Faletti, che cosa, a parte che per tutti è un ricordo meraviglioso di un artista che ha spaziato in tantissimi ambiti
È stato un grande, anche io un ricordo meraviglioso di lui, molto forte, molto toccante. E per te che cosa è stato, Giorgio? Un amico sempre presente, un amico vero, un amico che mi accompagna perché mi ricordo alcuni suoi commenti. Ma che buffo naso che hai, Gigliola, mettiti di profilo. Ti diceva? Ma c'hai un naso particolare. Perché, sì, sì, tante cose mi diceva buffe. E lui ha scritto un disco per te? Lui ha scritto un album per me, ma soprattutto Giovane Vecchio Cuore, che è stato il mio festival di Sanremo di addio, per quanto io pensavo, infatti dal 95 in poi non sono più andata, salvo l'anno scorso che ho rotto il ghiaccio e sono tornata a Sanremo con grande gioia. Comunque, tornando a Faletti, le sue canzoni, anche dell'album che abbiamo fatto insieme, sono bellissime. Tu senti questo suono che ci dice che è arrivata una dedica per te. Vediamo. La canzone si intitola Giovane Vecchio Cuore, è stata scritta da Giorgio Faletti. Io guardo in faccia questo tempo che si muove svelto fuori e lento dentro di me. In quei giorni ho scoperto un'artista delicata e una donna intelligente e raffinata, ora che finalmente aveva l'età e si era liberata dagli spettri del passato. Queste sono parole di Giorgio che credo raccontino molto bene la grandissima stima che aveva per te. Io ho avuto modo di toccare con mano il grandissimo affetto che vi legava. Gigliola Cinquetti per Faletti. È un personaggio straordinario per tutta una serie di motivi. Avremo giorni belli, giorni brutti, grosso modo con me. E oggi sono felice di poterti inviare questo videomessaggio proprio per ringraziarti per aver interpretato in maniera così meravigliosa una canzone Giovane Vecchio Cuore, una canzone alla quale Giorgio era veramente molto molto legato, e tu lo sai, ed è una canzone che ho amato anch'io tantissimo. Quando non starò più qui, ringraziamo Roberta, che è la moglie di Giorgio Faletti, è una donna straordinaria. Che sorpresa. Roberta, grazie, mi hai fatto un regalo straordinario. Ti sei che commossa, bello, sì. Sei emozionata, sì. Ti vedo emozionata. Sì, poi mi ha emozionato vedere Giorgio vicino a me, sul palco, vedere Pippo che seguiva le prove di quel Sanremo, partecipando con consigli, bellissimo, è stato un momento stupendo. Tu sei una donna piena di amore. Lo vedo dagli occhi, lo vedo dai tuoi racconti, dalle cose che ci siamo raccontate anche prima, quando abbiamo fatto una piccola prova insieme. E lo so, i tuoi occhi parlano. Ne ho ricevuto tanto, quindi forse per questo. Senti, a proposito di amore, so che sei molto legata a Napoli perché l'amate, tu e tuo marito, e siete andati a festeggiare i vostri 40 anni di matrimonio, mi hai detto, a Napoli. Dico, ma perché avete un legame particolare con Napoli? Dice, no, perché ci piace proprio andare a Napoli. Sì. E allora io ti ho chiesto la cortesia di entrare appunto nel mondo di Napoli e cantare insieme questa canzone. Ti va? Dai. Anima e cuore. Sì. Che bello. Noi che perdimmo pace un suono, non ci riuscimmo mai, perché? O che cavasse in un vonno, non sostevo coine. Pure te chiamme non risponde, per fa spietta a me. Lasciamo più, manco per un'ora. Sto desiderio te mi fa paura, campo con te, sempre con te, per non morire.
dici ma fa parola amare. Sì, o bene può campare uno respira. Si smani pur tu per chi sta amore. Tanime già così in piedi perché davvero un capolavoro, un capolavoro. Grazie Gigliola, grazie, grazie di cuore Campagnoli. Gigliola Cinquetti, grazie per essere stata con noi, grazie, grazie, grazie.